Sapete che io vengo da Bruttatone, un comune un po' così. Vorrei raccontare questa storia perché uno non si rende conto di dove vive. Io molti anni fa, quindi dal 99, dal 2000-2004, ho avuto un'esperienza in comune Bruttatone. E in questa esperienza, tutti sabato mattina, trascorrevo in comune andare a leggere gli atti. E a un certo punto veniamo a una delibera di giunta che ci dicono che a Bruttatone a fare una via Calabria, una via principale dove c'è l'Osi Boschetto, che non la conoscete, comunque una via molto transitata. Dico, ma perché? Perché non a caso abbiamo fatto via Calabria, perché abbiamo constatato che 600 calabresi hanno preso la residenza a Bruttatone. E in un sistema bipolare, non sono 600 ma sono 1200, perché se gli hai a favore o se gli hai contro, con questo sistema votando 8000 persone, chi avrà mano a questo gruppo governerà sempre. Da allora sono passate 3 votazioni, effettivamente chi controlla questo gruppo governa sempre a Bruttatone. Qualche anno fa uscì sul giornale, sulla Voce, un mio articolo criticando un'operazione edile, e subito il giorno dopo un amico mi avvisò dicendo: ah, sai, così mi hanno chiesto informazioni su di te, perché per ragioni molto semplici mi hanno chiesto se ti conoscevo, eccetera, perché insomma certe cose non si devono dire, perché gli appartamenti devono essere venduti anche se costruiti in luoghi idonei per la salute. Ecco, da allora sono passati 3-4 anni e il primo molto di più, ma non avevo capito. E poi successivamente, proprio grazie a Meneghetti, che ho conosciuto strada facendo, e a Caraccio ed altri, ho capito come ognuno di noi veramente possa essere oggetto, possa essere così intimidito, possa essere oppure non vedere. Io queste cose, la prima che vi ho raccontato risale ormai una decina di anni fa, se non 12, e non me ne ero accorto, non era un messaggio che non avevo letto. E per cui bisogna parlare, bisogna capire, bisogna accorgersi di queste. Io ringrazio vitamente, e anche grazie a loro che quando 2 settimane fa al Senato ci siamo riuniti in 50 per stabilire chi di questi 54 partecipassero alla commissione antimafia, io raccontai queste cose, raccontai la situazione del Mantovano, e fui più eletto, cioè su 50 votanti 29 mi votarono per chi entrasse in commissione antimafia, proprio perché hanno capito che queste cose che per il Sud risultano essere normali. Io quando racconto queste cose mi dice: il Sud è una scienza, come non è mica capita, no? Ecco, io ci ho messo anni a capire. E sarò anche duro, fin per carità. Però hanno convenuto veramente che il Nord, la Lombardia, l'Expo, tutte queste cose andassero studiate un pochettino meglio. Anche perché io non sono particolarmente esperto in una maniera, ma sono un mastino, e fui l'unico a leggersi le 700 pagine, le 970 pagine di quello che ha scritto la Commissione Antimafia di Pisano. E se voi andate a leggere, nelle prime 150 pagine fa un'analisi del territorio, e praticamente dice che ma sì, in Lombardia ci sono queste cose del milanese eccetera, ma il mantovano è quasi non toccato, c'è un po' di albanese per le puttane, qualcos'altro in giro, ma niente di più e niente di meno. E proprio per dire come la commissione antimafia sia partita con 8 mesi di ritardo, e secondo me, se riuscite questo con le parole che appena ha fatto Caracciolo, vi accorgete di quanto non ci sia intenzione di far partire questo tipo di commissione. Io l'altro giorno ho discusso con la Bindi di queste cose qui, e anche con un esponente del PDL, e io gli ho detto chiaramente che io della vicepresidenza della commissione antimafia proprio non so cosa fare. Se vuoi una poltrona io la cedo molto volentieri, purché a 2 condizioni: la prima, che l'antimafia si metta a lavorare, perché c'è 8 mesi di ritardo scandaloso, e il secondo appunto, che dalla commissione antimafia uscissero alcune persone che, per quanto prive di condanne penali, non hanno un curriculum specchiato. Mi riferisco a chi ha gestito il comune di fondi, e mi riferisco a
a quello di Reggio Calabria. E la cosa ha destato così un po' di stupore proprio per il fatto che una commissione che ha un potere giudiziario in cui si possono conoscere atti riservati, mettere dentro persone che potrebbero conoscere i propri atti prima ancora di essere prima ancora che arrivi un avviso di garanzia, cose di questo tipo, risulta davvero essere, scandaloso. E io dal mio punto di vista, ho già parlato con Benedetta, eccetera, chiedo ovviamente la collaborazione di tutti coloro che hanno qualcosa da insegnarmi. Io sono un grande, mi piace studiare, infatti io dico sempre che vorrei mandare al Senato il mio collaboratore, perché così avrei tempo di studiarmi le cose mentre studio il mio collaboratore, che alla fine mi dà problemi, mi dà le cose, ma io non riesco a leggere le centinaia di pagine che dovrei leggere.